credo che la vice premier Salvini semplicemente abbia fatto riferimento, come voi sapete, a un'indicazione che arrivava da un'autorità indipendente, cioè cercare di mettere insieme il tema del diritto allo sciopero col tema della, dei servizi pubblici, del diritto dei cittadini, ma insomma non c'è allo stato attuale nelle intenzioni del governo quello di modificare il diritto allo sciopero. È stato giusto precettare, è stata una decisione condivisa nel governo. È stata una decisione assolutamente condivisa, ma sulla base dell'indicazione che arrivava da un'autorità indipendente, non sulla base di una scelta, diciamo così, politica, sulla base di una scelta di mediazione tra due diritti che vanno evidentemente entrambi garantiti e per i quali per l'appunto esiste un'autorità indipendente per definire. Pensiamo del governo quello di modificare la normativa che regola il diritto allo sciopero? No, no, non è intenzione del governo modificare la normativa sul diritto allo sciopero. Credo che la vice premier Salvini semplicemente abbia fatto riferimento, come voi sapete, a un'indicazione che arrivava da un'autorità indipendente, cioè cercare di mettere insieme il tema del diritto allo sciopero col tema della, dei servizi pubblici, del diritto dei cittadini, ma insomma non c'è allo stato attuale nelle intenzioni del governo quello di modificare il diritto allo sciopero. Sul MES. Le chiedono del MES. Sul MES attualmente non mi pare che stia slittando, è all'ordine del giorno, è calendarizzato, vedremo. La nomina del... Prossima. Ragazzi, i lavori parlamentari quelli sono, se la settimana prossima è calendarizzato, la settimana prossima si discuterà. Qualcosa? No, per me non è cambiato niente. Mentre andiamo sulla avanti. La nomina al piccolo del figlio, Ignazio La Russa, l'accusa quella di vandalismo. Guardi, non, francamente non conosco la vicenda, cioè non conosco quale sia stato il modo con cui questo è accaduto. Io conosco, diciamo, Geronimo per essere persona che ha fatto, insomma, diverse cose nella sua vita e tendenzialmente non per indicazione del padre. Dopodiché capisco, insomma, che possa generare delle polemiche, però penso anche che le persone, indipendentemente dal cognome che portano, debbano avere delle possibilità. Altrimenti, voglio dire, dovrei considerare che per esempio tutti quelli che hanno un comune affine a un cognome affine a un politico, che magari lavorano nelle partecipate statali, ci siano arrivate su raccomandazione, no?